Con Francesco Marianini per analizzare brevemente la partita che è stata con il Palermo. Che partita è stata? Beh, è una partita che ci lascia l'amaro in bocca, indubbiamente, perché secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo e non è facile nella nostra condizione mentale e di classifica andare comunque in un campo difficile così e cercare anche di imporre il nostro gioco. Credo che noi l'abbiamo fatto, abbiamo giocato alla pari e siamo stati bravi anche a recuperare il risultato. Poi purtroppo c'è stato l'epilogo finale che appunto ci lascia l'amaro in bocca, però credo che dobbiamo ripartire dall'ottimo. Ottima prestazione che abbiamo fatto. Ecco, si dice spesso che questi momenti, soprattutto la Serie B, si giochi sull'euforia, sulla testa, sull'entusiasmo, sembra proprio essere ritrovato in casa Novara. Sì, purtroppo poi servirebbe anche il risultato, perché poi quello che è importante per la classifica è anche per il morale. Dobbiamo essere bravi appunto a non guardare quello, ma a guardare quello che abbiamo fatto di positivo, che credo che insomma è abbastanza evidente, e lavorare, cercare anche di evitare quei piccoli errori, curare anche gli episodi che al momento forse ci sono un po' negativi, sperando già da sabato di poter portare i 3 punti a casa. Ecco, sabato arriva il Modena, unica squadra che l'anno scorso ha battuto proprio il Novara sia all'andata che al ritorno e fece lo stesso nell'anno della Serie B, l'anno della promozione. Un po' una bestia nera, ma al contempo nella settimana, nel weekend dell'Immacolata ci fu la ripartenza contro il Padova, quella vittoria e poi il Novara non si era più fermato. Sì, è vero, in questi anni il Modena è sempre stata la nostra bestia nera. Abbiamo l'occasione un po' di sfatare questa cosa, è altrettanto vero quello che hai detto te, che sarà una coincidenza, però anche l'anno scorso, dalla prima partita di dicembre in poi, siamo ripartiti e la nostra speranza è appunto anche quest'anno di poter, se non rifare quella cavalcata, però almeno ripartire con dei risultati positivi.